Sale a quota 4 il Globo Esernia, deve ancora muovere la classifica la Dynamic Venafro. Si è giocato ieri al Pala Fraraccio il derby di andata, davanti ad una buona cornice di pubblico le due molisane si sono date battaglia. Buono l'approccio alla gara dei quintetti, 14-11 il parziale dei primi 10 minuti. Nel secondo periodo il Globo Esernia approfitta del momento di difficoltà della squadra di coach Mascio, mettendo una distanza importante, più 18 per i padroni di casa. Ma il Venafro non molla e resta in gioco, le due squadre vanno a lungo riposo sul 32-19, 13 punti di distacco e ancora metà gara da disputare. Nel terzo quarto la Dynamic Venafro cerca di rimanere agganciata ai cugini biancocelesti. Alla mezz'ora sono 11 punti di vantaggio per il Globo, 47-36 il parziale. Nei primi secondi dell'ultimo periodo il Venafro può contare sull'ex di turno Nando Smorra, che a fine gara metterà a referto 16 punti. Smorra porta il Venafro sul meno 8. Poi subisce fallo sul tiro da tre e realizza due dei tre tiri liberi a disposizione. Infine piazza un'altra tripla che valsa il meno 3. A 60 secondi dalla serena, Venafrani sul meno 6. Ma questo non spaventa i ragazzi di San Filippo. Precisi e liberi, attenti in difesa. 6-4-5-3. Il finale, il derby d'andata, va al Globo Esernia. Ma entrambe le molisane sono uscite dal campo tra gli applausi degli spettatori.